passando per Napoleone. E poi dice di nuovo: incontro con il disegnatore di Tex, Pasquale Del Vecchio, perché appunto Nick Ryder e Napoleone, come sanno coloro che amano i fumetti come me, sono personaggi che non esistono più. Ma io mi chiedo, e lo chiedo a te da disegnatore, no? Disegnare, d'accordo, è il tuo lavoro, quindi è importante che tu continui a farlo e che ci siano sempre fumetti nuovi o grandi classici come Tex su cui tu possa farlo, ma verso i personaggi che non esistono più, verso le serie che chiudono, si sviluppa da disegnatori un'affezione verso questo personaggio, non dico pari a quella di un lettore, però cioè, ti mancano i personaggi che non disegni più dopo un po'? Sì, mancano e non ci sono più, e come i tempi del liceo, no? Quando uno ai tempi del liceo non vede l'ora di uscirne fuori, poi magari dopo 20 anni, quindi si ha quell'atteggiamento verso un qualcosa che non c'è più. Ma perché visto dal di dentro penso che sia molto diverso, no? Che visto dal di fuori. Sì, secondo me è proprio una dinamica di questo tipo. Nello specifico però devo dire che questi due personaggi mi ero particolarmente divertito a farli. Nick Ryder perché è stato il primo personaggio veramente importante con cui ho cominciato proprio a lavorare. Prima avevo fatto delle storie brevi, autoconclusive, appena dopo il liceo, che erano uscite su 1984, che era una rivista, era la parente povera delle riviste tipo Alter Alter, Corto Maltese. Ero arrivato a Milano baldanzoso, avevo girato per le principali case editrici, Corto Maltese, Oriente Express, dopo una serie di no sono approdato all'ultima ed era 1984, quindi avevo fatto queste pubblicazioni così appena arrivato, poi dopo alterne vicende, avevo fatto degli altri lavori per il giornalino, quindi Nick Ryder è stato veramente il primo personaggio con cui ho cominciato a lavorare. E ci sono particolarmente affezionato perché è stata una grandissima palestra, una grandissima scuola. Innanzitutto perché ci sono arrivato a Nick Ryder grazie all'appoggio di quello che per me era uno dei miti della mia infanzia, Gino D'Antonio, che era un grandissimo autore, disegnatore, che era conosciuto in Italia soprattutto per la storia del West. E all'epoca lui lavorava, svolgeva il ruolo che svolge adesso Roberto Rinaldi al giornalino, era come dire, il responsabile dei fumetti. Avevo fatto un paio di storie con lui e dopo credo che abbia fatto il mio nome alla redazione di Nick Ryder. E quindi perciò sono particolarmente affezionato a questo personaggio, innanzitutto perché è stata per me una grande palestra. Le prime storie che ho fatto erano sceneggiate da Gino D'Antonio. Soprattutto se non ricordo, non ho capito male, è anche il primo progetto lungo a cui. Il primo progetto lungo, 94 pagine, perché prima avevo fatto un paio di storie per il giornalino di una decina di pagine. Ecco, no, in realtà c'è da fare una piccola rettifica, a questo ci ero arrivato attraverso una storia di Zona X che stavo completando mentre studiavo ancora, quindi ci avevo messo un po' a farlo, però non era ancora inteso proprio come lavoro a tempo pieno, era un lavoro insomma fatto part time. E comunque è proprio il lavoro dove c'era il redattore, Gino D'Antonio, Renato Cuerolo, che ti verificavano le tavole, quindi c'era un feedback continuo. E poi lavorandoci Nick Ryder era una serie divertente perché è passata un po' sui telefilm degli anni 70, sulle strade della California, quel genere. Poi c'era anche quel retrogusto del poliziottesco anni 70, perché era fatto da italiani. Sì, anche se era un personaggio fine anni 80, come dicevano i miei colleghi, in realtà nasceva già come un personaggio del decennio precedente, come mood, come atmosfera generale. E naturalmente era un'ottima scuola, dovevi gestire 3-4 personaggi, ambienti, sparatori, inseguimenti, per un disegnatore alle prime armi con uno che ti seguiva come Gino D'Antonio era veramente una ottima possibilità per crescere, per migliorare. Tu hai usato prima una parola molto significativa che è palestra in relazione a Nick Ryder. Ecco, essendo arrivato a un progetto di questo genere, fondamentalmente non dico all'inizio, però sicuramente è stato il primo progetto veramente importante e completo e continuativo della tua carriera di disegnatore, come si evolve il tratto? Cioè, quando tu arrivi a dire ok, questo è il mio tratto, questo è la domanda da 100 milioni. Molto interessante, quindi cerco di dare una risposta
Ho le idee ancora confuse a questo proposito. Sì. Io ero un fissato per il tratto e, come dire, io, un disegnatore quando comincia ha una serie di disegnatori che ha come punto di riferimento. Certo. No? Per me era più di uno. All'epoca c'avevo un'infatuazione per Vittorio Giardino, però nello stesso tempo mi piaceva Moebius, allo stesso tempo mi piaceva Andrea Pazienza. Quindi e poi disegnatori molto disegnatori diversi. Differenti, e li volevo mettere tutti insieme. E alla fine veniva fuori una roba, un casino. Fuori, certo. Depressioni, perché uno lavora tutto il giorno, diciamo, perché lui ci riesce e io no. Quindi, come dire, la ricerca non solo della struttura di base del disegno del racconto, ma anche del segno, perché spesso il segno per un disegnatore diventa la cifra, chiamiamola fra virgolette, la cifra stilistica, la caratteristica distintiva. Uno si riconosce un disegnatore dall'altro, oltre che per le forme, magari anche per l'uso del segno. E allora per un disegnatore diventa importantissimo, certo, fare queste scelte. Non sempre è facile fare queste scelte. Io mi ricordo che mi aveva detto una cosa illuminante un grandissimo illustratore, Aldo Di Gennaro, che diceva: un disegnatore di fumetti cresce quando comincia a capire quelli che sono i propri limiti, quando comincia a capire qual è, come dire, l'ambito in cui si deve muovere. Quindi della serie, fino a qui ci arrivo e quindi mi ci posso muovere. Sì, che diventa, fuori di metafora, abbassa un po' le proprie pretese, come dire, capisce il solco in cui muoversi. Quindi i primi albi, io quando li rivedo adesso, soffro ancora adesso a rivederli, perché ci vedo dietro tutte le intenzioni disattese, secondo me. Quello che volevo fare, quello che volevo dimostrare, quello che cercavo di mettere insieme senza riuscirci. Poi a un certo punto ho cominciato veramente a capire forse quella che era la strada, un disegno, come dire, abbastanza pulito. Ho sempre avuto un grande amore proprio per il segno, il tratto. Sì, sì. Proprio per questo mi è piaciuto tantissimo, mi piacciono tantissimo disegnatori della linea chiara francese, in testa a tutti Moebius, Jouyard, mi piacevano tantissimo anche Dall'Agnol, quelli che fanno proprio un uso molto raffinato, quasi estetizzante della linea. Al contempo, grazie ai miei colleghi, perché ho avuto la fortuna di lavorare in uno studio con disegnatori già molto esperti, Carlo Ambrosini, Giampiero Casertano, Nea Riboldi. Carlo Ambrosini è poi diventato anche tuo sceneggiatore. È diventato anche mio sceneggiatore. Di passare a Napoleone. E loro invece cercavano di portarmi sulla retta via, ma guarda che il segno, quello è estetismo puro, guardati disegnatori come Ivo Milazzo, Alex Stott, disegnatori che lavorano con le masse, con i neri. Sì. Alla fine sono riuscito, ho cercato di coniugare queste due cose. Quindi hai inserito delle cose che non avresti fatto probabilmente di tuo. Che in realtà poi fondamentalmente mi piacevano anche, però avevo proprio questo gusto particolare proprio per la linea, mi piacevano tantissimo anche, che ne so, il modo di disegnare di Klimt, di Schiele, Mucha, sì. Non so se come si pronuncia, erano anche gli anni, stiamo parlando di metà degli anni 80, che era il periodo delle famose mostre a Milano, proprio di Klimt e di Schiele, che erano diventati due pittori di riferimento, diciamo, che nonostante fossimo dei banali disegnatori di fumetti, si viveva un po' di rimando di questo clima culturale. Sì, no? Beh, Schiele si sente tanto anche nei disegni di Angelo Stano. Ma Schiele, credo che sia. A parte che Schiele è imprescindibile per un disegnatore. Schiele e Klimt forse sono i disegnatori più amati in genere dai disegnatori di fumetti. Non a caso il primo allievo del secondo. Hanno lavorato tantissimo con il segno e spesso il disegnatore ha dei mezzi poverissimi per raccontare. L'inchiostro di china, stesa con la china, col pennino, col pennello, e con questi mezzi poverissimi deve raccontare degli universi. E quindi in genere sono affascinati da questi disegnatori che grazie all'uso della linea riescono a tirare fuori delle forme più o meno seducenti. A proposito di universi raccontati sul fumetto, Nick Rider, abbiamo detto che aveva un mood di questo tipo. Resta un po' difficile capire quale sia il vero e proprio mood di un fumetto come Napoleone, che è stata la sua fortuna e la sua disgrazia, se vogliamo, perché comunque l'ha reso un fumetto inevitabilmente di nicchia, no? Questo suo essere a metà fra due mondi, ma anche in modo letterale nel fumetto c'erano veramente due mondi in Napoleone. Sì. E poi c'è questa particolarità in più: Napoleone è stato realizzato, ideato e sceneggiato da Carlo Ambrosini, che a sua volta è un disegnatore. È vero che aveva fatto
mi sembra, due o tre storie di Dylan Dog prima di uscire con Napoleone, anche in veste di sceneggiatore. Sì, anche come sceneggiatore. Però, ecco, com'è stato entrare in quel mondo lì? Cioè, Nick Ryder aveva dei contorni molto definiti. Napoleone forse li aveva sul piano reale, anche se devo dire che Ginevra è una location quantomeno originale. All'inizio doveva essere Milano. Ah, doveva essere Milano. Milano, all'inizio. Il quartiere cinese, via Paolo Sarpi. Via Paolo Sarpi. E poi naturalmente per questioni editoriali hanno scelto di portarlo fuori dall'Italia perché alla prima macchina della polizia sbagliata, oppure uno sì, fa sì, l'angolo di via, che ne so, sì, via Moscati, certo, il lettore ti dice ma qui il cartello, quello c'è, questo sì, qua. Sì, sì, sì. Questo, di questo per avevamo scherzare, parlato però con Ade Capone, no, sembra un problema fondamentale perché... Sai, poi dell'avventura è sempre meglio metterli al di fuori del, certo, del proprio ambito, certo, cittadino. Forse anche perché è più facile prenderne la distanza, no? Sicuramente, almeno per noi italiani sì, perché ad esempio molti gli americani o i francesi non hanno di questi problemi, loro raccontano delle storie ambientate nelle loro città e non è un problema fatto, che per loro esiste. Un problema, cioè. Nell'avventura classica, tradizionale italiana spesso si pone questa cosa, però diciamo che Napoleone inizialmente doveva essere proprio ambientato a Milano, poi Carlo ha voluto scegliere un'ambientazione un po' fuori dal comune, perché in genere i paesi sono i paesi, gli Stati Uniti è un paese anglosassone, sì, allora ha scelto addirittura Ginevra, lui è un italiano, poi sulla falsariga un po' del del Marlon Brando di Ultimo Tango a Parigi, per fargli avere un reddito fisso, un lavoro che non occupasse troppo il nostro personaggio, l'ha fatto diventare gestore di una pensione. Sì, sì. Ginevra è una città piena di linee, però, a differenza di Milano, che è un po' più variegata da questo punto di vista, Ginevra è molto palazzi, banche, sì, strade. Però questa è una cosa quasi a posteriori, in realtà conoscendo Carlo lui ha scelto Ginevra, sì, sì, no, però affascinava, certo, sul lago, poi volendo sono venute fuori queste cose, ad esempio rappresentate molto bene dalle storie di Paolo Bacinieri, che certo, è uno, certo, si documenta molto, è andato a Ginevra, ha scattato delle foto. La Ginevra prima degli albi di Paolo Bacinieri era un po' la periferia milanese, insomma. Sì, infatti assomigliava molto, vero? Questo per sì, cui non c'era, internet non era ancora così sviluppato, per cui con Google Map uno veramente oggi riesce ad andare in tutte le vie, quindi insomma si lavorava un po' improvvisato, però... È stato più complicato. Perché sì, il West, io sono cresciuto a pane West, proprio, è western, perché da piccolo ero appassionato, ero un cultore degli indiani addirittura. Volevo studiare anche la loro lingua, volevo trasferirmi nel Dakota. Quindi era proprio, sì, una grandissima ero passione. Ero fissato per loro, certo, mi piaceva. Poi, come dire, un mondo che ho abbandonato per lavoro e poi in realtà non mi è capitato di non affrontarlo mai, tranne solo su Tex, però amavo moltissimo disegnare i cavalli, conoscevo quell'ambientazione. Con Napoleone è stato abbastanza difficile, ma innanzitutto perché c'era un po' un'ansia di prestazione, perché io ho lavoro nello stesso studio di Ambrosini, Ambrosini è nella stanza accanto alla mia, quindi lo conosco benissimo, siamo amici, e lavorare per un amico che magari ha grandi attese, mi sentivo veramente un po' alle prime tavole, una fatica. La prima storia di Napoleone aveva una caratteristica particolare, che avevano quasi sempre due storie che si intersecavano, due livelli di storie, che poi all'interno di questa struttura narrativa si intersecavano. Sì, se vogliamo spiegare in due parole di, sì, cosa si trattava, certo, Napoleone ha anche un passato come poliziotto. È un criminologo. Ex, esatto, ha avuto comunque a che fare con la polizia e continua ad aiutare dall'ispettore Boulet. No, Boulet era l'aiutante. Dumas, esatto. E quindi c'è un piano di realtà che è quello che noi conosciamo, nella quale avviene una spy story, anzi una noir story, perché Ambrosini era molto più affezionato al termine noir che non quello del giallo, del thriller più. E poi c'è un piano completamente irreale, che è un po' il mondo delle idee, no? Sì. Dal quale tre piccoli personaggi tengono sempre compagnia a Napoleone nella sua immaginazione, ma a volte anche interagendo
confondendo con la realtà, e spesso e volentieri ciò che accade sul piano della realtà di Napoleone di tutti i giorni è speculare a quanto accade nel mondo, o addirittura le due cose vanno poi a compenetrarsi risolvendosi l'un l'altra o creando comunque infatti, una Napoleone sinergia. Sogna spessissimo nelle sue storie, sì, questo creava quindi un doppio livello e spesso dava la possibilità al disegnatore di affrontare due cose diverse. Nella prima storia io avevo la storia, il classico noir normale, e poi la storia, chiamiamola per semplificare, onirica, che si sviluppava in un medioevo strano, contestualizzato bene. Certo. E quindi c'erano completamente diversi. Poi... Le prime scene era un mondo desolato dove Carlo in sceneggiatura mi chiedeva delle sculture vagamente alla Picasso, era il Picasso del periodo cubista. Ah sì, certo. Del periodo, dopo il cubismo neoclassico, però con queste forme un po' strane. Sì. E lì avevo veramente, volevo quella tavola l'avrò rifatta mille volte, perché facevo proprio fatica, ma soprattutto volevo fare bella figura col mio amico. Anche perché sostanzialmente si trattava di inventare proprio, cioè mentre per il West tu ti puoi rifare a un paesaggio che hai visto in un film di Sergio Leone, o in qualche meravigliosa tavola di Gallettini, o in altri... I paesaggi di Carlo erano spessi onirici, frutto di sue speculazioni. Innanzitutto Carlo è una persona molto colta e ha una passione notevole per la psicanalisi, in modo particolare per quella junghiana, e quindi tutto questo sdoppiamento della personalità, i tre personaggini obbediscono un po' a queste sue, certo, cioè seguono questi suoi interessi, no? E non solo, poi dal punto di vista Lucrezia e Caliendo. Ma non solo, poi anche dal punto di vista proprio strettamente narrativo e stilistico, al disegnatore dava anche un'opportunità, siccome doveva differenziare spesso questi due mondi, perché non sempre a livello di sceneggiatura era suggerito in maniera netta e distinta che Napoleone in quel momento stava sognando. Allora il disegnatore spesso sentiva l'esigenza anche almeno io l'ho sentita, di cercare di differenziare anche stilisticamente il modo di trattare la storia. Sì, aveva allora magari un rapporto col sogno che potremmo definire quasi felliniano da un punto di vista cinematografico, perché tu passavi dal piano della realtà a quello del sogno con una naturalezza che era disarmante, quando ti accorgevi che era un sogno ormai... Sì, erano delle storie veramente molto ben articolate, ripeto... Io una delle mie serie intellettuale del fumetto, insomma, da quel punto di vista. De Cioccanzio lo chiamava il Voltaire di origine. Certo, proprio il gusto della speculazione intellettuale, ma con profitto. Con profitto, certo. Insomma, non è uno che ama la lettura, è una persona con una cultura superiore alla media, insomma, certo. Che cosa... Ti ho fatto appunto la domanda se le due cose erano state più difficili, quindi dovendo poi interpretare il West. Tex l'ho affrontato con una sorta di quasi di sicurezza, quasi che sfiora quasi l'arroganza. Cioè, io ho detto, ma sì, in realtà poi facendolo ho visto che non era assolutamente facile. Cioè, non ti è tremato il pennino? Però, no, all'inizio no, anche perché era il periodo in cui stavo cominciando anche a lavorare per i francesi, avevo una marea di robe da fare, quindi non potevo permettermi quelle sicurezze che avevo, certo, con Napoleone, no? Però il West è un'ambientazione che mi ha sempre interessato, però poi in realtà disegnando Tex ho visto che tecnicamente era abbastanza complesso, innanzitutto perché i personaggi sono spesso si muovono in campo lungo, si lavora molto meno con i primissimi piani, con gli stacchi, sì, è una narrazione molto più classica, no? Certo. Poi ci sono questi immensi dialoghi dove appunto spesso in campo lungo con tantissimi personaggi, 3-4 a cavallo. E poi una cosa che non mi era ancora capitato, il contesto ho dovuto affrontare la natura, i paesaggi sterminati del West, perché finora la mia esperienza era stata con Nick Ryder e con Napoleone, un noir, un poliziesco, ambientazione metropolitana, New York, Ginevra. E con Tex invece dovevo affrontare questi immensi spazi, sì. Poi la prima storia era ambientata addirittura in un deserto, e io mi ricordo che le prime 50 pagine le tavole non mi sembravano mai finite perché c'erano questi cieli senza nuvola e a me sembrava mi mancavano i fondali, certo, con le pareti, con le ombre portate, e non sapevo dove mettere i neri. Poi dopo piano piano ho capito piano che c'è un modo di lavorare anche in quel modo, però all'inizio ho detto accidenti, qui stai dicendo anche che c'è un preciso linguaggio del disegno tra anche
dallo stesso autore tra una serie e l'altra. Abituato a lavorare anche non solo col segno, ma anche con un uso abbastanza importante del nero, sentivo che c'era qualcosa che mi mancava. Personaggi a mezza figura, sullo sfondo non sempre è facile mettere qualcosa, un cactus o un tipo una roccia. A volte queste tavole erano veramente decisamente per il mio gusto vuote, poi in realtà vedendo le stampate non era così, però diciamo che ho dovuto affinare questi o affrontare questi problemi tecnici con Tex. E poi il personaggio stesso Tex, proprio dal punto di vista della caratterizzazione, è abbastanza complesso, mentre i comprimari, Carson in modo particolare, gli altri sono più caratterizzati, Tex è certo caratterizzato ma è un personaggio regolare, normolino, sì. Ha un naso regolare, ha una mascella importante ma neanche tanto, quindi è tutto un equilibrio molto labile che è facile tradire, no? Invece ad esempio altri personaggi, Napoleone, Nick Ryder, lo stesso Dylan Dog, sono personaggi con una caratterizzazione forte. Dylan Dog ha il suo ciuffo, il naso un po' aquilino, certo. Gli zigomi importanti, Nick Ryder ne aveva altri, Tex invece è molto regolare e allora sì. Bisogna stare veramente attenti a curare il profilo, il nasino giusto, fare la dimensione giusta, è facile insomma tradirlo. En passant, e qui cambiamo lingua naturalmente, hai nominato la Francia, anche Daniele Statella nel presentarti ha detto che hai collaborato e stai collaborando col mercato francese. La Francia è considerata un po' una sorta di isola felice del fumetto, perché quantomeno c'è un atteggiamento tanto più rispettoso rispetto a quello che c'è in Italia. Insomma, in Francia il fumetto vai a comprarlo in libreria, ha un certo formato, eccetera. Ecco, io volevo capire un po' con te quali sono le differenze, no? fra questi due. Sì. Mercati in cui comunque sei coinvolto. Guarda, da quello che ho potuto vedere, in realtà vabbè, noi in genere italiani vediamo sempre il mercato francese come un'isola felice, perché siamo anche un po' innamorati, un po' esterofili. Mm-hmm. Sì, una già parola certo. Bedè sembra già più accattivante di, sì. di fumetto, no? Certo. Magari lo è forse, che poi alla fine vuol dire striscia disegnata. Sì. Quindi viviamo già questo complesso di questo tipo. C'è qualche differenza, diciamo che i due mercati sono entrambi importanti, producono tanti fumetti, sia quello italiano che quello franco-belga. È diverso forse il modo di produrli o di pubblicarli. La differenza principale sostanziale è il prodotto in sé. Il fumetto italiano in genere, forse negli ultimi anni un po' sta cambiando, ma in genere è un prodotto da edicola. E il prodotto da edicola naturalmente ha una sua periodicità, può essere settimanale, può essere quindicinale, quasi sempre mensile, sì. I prodotti buoni agli anni sono mensili, quindi uno fa un lavoro, un albo è spesso un anno di lavoro e l'albo rimane lì un mese in edicola. Con grande gioia, uno telefona alla mamma, il papà è contento, poi dopo un mese scompare, certo. Poi in realtà non scompare perché ormai ci sono tanti fumetterie, il prodotto si ritrova. Si anche su internet. Però noi viviamo anche questo complesso di inferiorità, perché i francesi in realtà i loro fumetti li producono sotto forma di libri, spesso cartonati in formato decisamente più grande, tipo questo, e vengono pubblicati e vengono distribuiti in libreria. E naturalmente il tempo di permanenza di un prodotto, di un libro in libreria è decisamente maggiore. Adesso si è ridotto anche un po' in Francia perché c'è talmente tanta produzione che i magazzini e le stesse librerie sono talmente piene di roba nuova che un prodotto dopo tre mesi, quattro mesi lo tolgono. Però diciamo che il tempo di permanenza di un libro in libreria è decisamente maggiore. Certo. E poi noi siamo stati abituati, anche ai miei genitori che dicevano, io quando compravo i fumetti dovevo comprare i fumetti di straforo senza farmi vedere, perché mi dicevano leggi i libri, non leggere i fumetti, che mi davano già l'input che i libri sono migliori dei fumetti, quindi questa roba, questo retaggio culturale uno se lo porta dietro, e quindi come dire, il fatto di pubblicarlo sotto forma di libro e non da prodotto da edicola sembra in qualche modo più prestigioso, ma ripeto, è una cosa assolutamente solo formale, non di sostanza.
non sto parlando di, a livello di qualità, perché voglio dire, ci sono delle, dei prodotti. No, no, parliamo proprio delle di, cose, di cultura. Delle storie di sclavi sono talmente belle, disegnate certo. talmente bene. Il primo albo di Dylan Dog disegnato da Stano, Storia di Nessuno disegnato da Stano è un capolavoro. Certo, è una storia certo. che starebbe benissimo in qualunque libreria. Quindi non si è parlato quello. Molto anche della colorazione del cento, ma pensa a Ken Parker, per esempio. Uno dei problemi di Ken Parker era proprio la cura che ci mettevano, perché infatti, non riusciva a mantenere la periodicità. Infatti loro hanno cercato di poi di stamparlo in sotto forma di prodotto quasi francese, reimpostandolo su quattro strisce poi con alterne fortune. Però ecco, la differenza è spesso di questo tipo, e naturalmente questo implica anche delle attenzioni diverse verso il prodotto. Questo certo. non vuol dire che i francesi producono delle robe bellissime, producono tanta roba di media qualità o di bassa qualità anche loro. A volte il packaging è bellissimo, il contenuto non, il contenuto non è altrettanto. Però, come dire, l'autore, per autore intendo anche spesso il vile disegnatore, è spesso affascinato da questa cosa e quindi lo trova in qualche modo stimolante. E questo direi che forse è la caratteristica principale. Un'altra molto importante, secondo me, è proprio il modo di raccontare, perché raccontare una storia in 94 pagine o in 220 pagine, come addirittura il doppio, la doppia storia di Tex, è differente che raccontare una storia in 46 pagine. Certo. Cioè anche a livello di sceneggiatura si ha meno spazio e quindi il lavoro dello sceneggiatore è diverso. Anche se in una pagina francese ci sono più vignette, la storia è molto più condensata, cioè i tempi della narrazione sono molto più stretti, mentre invece, infatti mi... quando spesso parlo con i miei amici sceneggiatori francesi, loro sono stupiti da quanto spazio hanno a disposizione gli sceneggiatori italiani, perché una Tex può dialogare per 20 pagine, certo. può sparare per 50 pagine e ha sempre proiettili certo. in canna, insomma, beato lui. Sì, sì, e quindi, mentre loro queste cose non se lo possono permettere, hanno 46 pagine, 46 pagine devono raccontare una storia e quindi i tempi sono molto più condensati. Un'altra differenza che ho potuto notare è che forse in Francia c'è una maggiore attenzione, seguono più l'autore. Mm. Certo, seguono anche il personaggio, Tintin, 13, Largo Winch, però Largo Winch è fatto da Van Hamme e, okay, e Frank. Certo, okay. Quindi invece in Italia c'è una maggiore attenzione e affezione alla personaggio. Serie, al personaggio. Napoleone. Certo. A volte magari Napoleone, Dylan Dog, Tex, adesso non capita quasi più, però molti non se ne accorgono neanche che ogni albo è disegnato da un disegnatore diverso, per dire, non capita, ripeto, quasi più, però a volte mi è capitato. Certo. Oppure confondono lo sceneggiatore con il disegnatore. In Francia invece no, c'è una maggiore attenzione proprio per l'autore. Non è un caso che Hugo Pratt sia sempre presente. Nemo profeta in patria. Come no. Sì. No, adesso ho appena concluso una storia di Tex che è uscita negli ultimi due mesi, poi ho finito una storia per i francesi che uscirà questa primavera, una nuova serie ambientata nel mondo della moda in parte italiana, in parte francese, intrighi di potere, ecco, cose di questo tipo. Sto per terminare un albo per la Dargaud che uscirà anche questo in primavera e ho una nuova storia di Tex che sono proprio alle prime pagine. Di quante pagine stavolta? 160, perché sarà il Tex a colori, il Color Tex. Il Color Tex. Credo che si chiami così. Sì. Color Tex. Benissimo.